Forse il modo migliore per fare oggi l'introduzione ai lavori è non farla per niente e lasciare direttamente la parola a Brian Maskell, un po' per portare avanti la lotta allo spreco, ma perché soprattutto il tema odierno dell'in accounting è talmente innovativo per il nostro territorio, è talmente efficace nel accelerare e rendere più solida la trasformazione delle imprese che sicuramente meriterebbe più delle poche ore che possiamo dedicargli oggi. Quindi mi limiterò a un paio di rapidissime riflessioni. Questo è il settimo anno nel quale noi come piccola industria insieme a Skillab proponiamo un evento in tema Lean. Abbiamo portato esperti di massima fama internazionale, per tutti ricordo il professor Yamashina con il World Class Manufacturing e Beth Carrington con il Toyota Kata. Ma tutti gli anni avevamo il timore di non riuscire a presentare per l'anno successivo qualcosa di veramente innovativo e concreto che arricchisse la nostra cultura Lean e la nostra capacità di migliorare le nostre imprese. In realtà alla fine ce l'abbiamo quasi sempre fatta, no, non per merito nostro, ma perché il Lean non è un modello statico, è un modello vivo e dinamico grazie al contributo delle imprese che continuamente ne sperimentano, adattano e migliorano i metodi. Anche oggi, con Brian Maskell, quello che lui ci racconterà l'ha scoperto nelle imprese, lavorando per tanti anni nella loro trasformazione Lean, spalla a spalla con tante persone. Quindi anche oggi aggiungeremo un tassello importante, sinergico con tutto quello che abbiamo già imparato precedentemente. Questo per me è importante, scusate un inciso, ma perché nel mondo del management o comunque delle teorie di impresa ci sono molte mode, ci sono delle mode che si accavallano e la moda di oggi cancella completamente quella di ieri perché deve essere, tra virgolette, innovativa. Beh, io il mio pensiero è che il Lean ha una continuità perché si basa su dei principi e delle metodologie solide che anche se sono 30 anni nell'Occidente o magari anche 60 o 70 anni in Toyota che vengono portate avanti, non hanno mai perso la validità perché sono proprio il fondamento. Ora, noi penso abbiamo un eccesso di fiducia nell'innovazione tout court, cioè di buttare dentro delle cose nuove a prescindere, perché tutto quello che è nuovo è buono. Ecco, bisogna stare un po' attenti, bisogna portare quello che è nuovo mantenendo una continuità, mantenendo quello che c'era prima di valido e costruire su questa base. Se no facciamo diciamo, è illusorio che tutto quello che è nuovo buttato dentro un'impresa sia necessariamente qualcosa che porta valore. Tornando a Brian è l'autorità massima e indiscussa dell'in accounting nel mondo e questo anche grazie a una sua doppia formazione, a indirizzo ingegneristico e indirizzo contabile, che gli ha permesso di costruire come un ponte tra due mondi, il mondo delle funzioni tecnico-operative e quello delle funzioni di amministrazione e controllo, con l'obiettivo del miglioramento Lean. È un ponte di metriche e di numeri, sì, ma di metriche e di numero giusti per il Lean. È un ponte, un sistema di contabilità manageriale, di misurazione e controllo che si basa su alcune caratteristiche fondamentali, imprescindibili proprio della filosofia del Lean Thinking. E ve le elenco per quelle che sono riuscito io a trovare, sono cinque. Abbiamo la semplicità, la focalizzazione, la tempestività, la condivisione e la coerenza con i principi fondanti, che sono quelli del valore, del flusso e del miglioramento. E
La semplicità è fondamentale, lo sappiamo, Lean, ricordo nel libro che il dottor Massone, uno dei primi documenti che ha scritto su Work Class Manufacturing, ha detto che il Lean è una crociata per la semplicità. Quindi la semplicità è fondamentale, ma in questo caso perché è fondamentale? Perché permette ad un maggior numero, e un numero anche crescente, di persone di capire gli indicatori economico-finanziari, di comprenderne il nesso causale con quelli operativi e di conseguenza agire per migliorarli. La focalizzazione permette, nel caso specifico dell'in accounting, a un team di persone guidato da un manager di concentrare le proprie attenzioni esclusivamente sul flusso di un gruppo omogeneo, una famiglia omogenea di prodotti, la value stream. È una sorta di aziendina dentro l'azienda che però può essere in questo modo studiata, compresa e migliorata molto meglio. La tempestività, come citava anche il dottor Settorio, è fondamentale perché permette di battere sul ferro caldo. E in termini di miglioramento, battere sul ferro caldo è assolutamente è vitale, perché permette di identificare, affrontare subito i problemi per trovarne subito le cause radici ed eliminarle. C'è poi la condivisione di informazioni e di sforzi, che permette ai team di Value Stream di sviluppare degli skill di leadership e degli skill di teamwork anche in quelle persone che tradizionalmente non sono abituate ad essere agenti di miglioramento. E infine è proprio la coerenza, il segreto, la coerenza del sistema di misurazione e controllo con quelli che sono gli obiettivi Lean, quindi metriche e numeri coerenti con gli obiettivi Lean, metriche e numeri giusti per il Lean. Avevo promesso di parlare poco, ho parlato di più, mi taccio qua, spero di aver suscitato un po' di curiosità o probabilmente aver confuso sufficientemente le idee affinché adesso Brian Muskell possa cercare di chiarirvele. Grazie.